Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Feril, o se preferite Meloki. Il nostro mantello continua a vibrare. Siamo leggermente più brutti in quanto ho deciso di indossare un nuovo pezzo di equipaggiamento. Alla fine ho ceduto al lato oscuro. Ho messo la vecchia corazza dell'Inquisizione, che quindi ci rende affiliate all'Inquisizione tecnicamente. Io non so come questa cosa possa avere delle conseguenze eventuali in dialoghi o meno, approcci con altri personaggi. Vedremo, sono curiosa di vedere se c'è effettivamente una conseguenza del noi che andiamo in giro vestiti da inquisitori o soltanto circostanziale. Però in realtà non è cambiato quasi nulla, se non che siamo arrivati al punto per continuare la quest, quindi vai a parlare con Bloodnid, regina dei Gaisrad. Ok, va bene. Ho fatto il viaggio, insomma, e quindi adesso vedremo un po' che succede. Non ho assolutamente idea. Addirittura filmato. Who do you think you are? By what right do you enter the home of our queen? I'm the emissary of the Congregation of Merchants. Non penso proprio che abbia avuto quella reazione per noi vestiti Edward, così, you are not a comunque. watchdog. Where is my mother? See Ah, you lei si are. è I didn't teletrasportata, see you are. ok. You have come too late. Your mother has gone to wage a war. They left for Didekidn Nadagais only a few hours ago. Oh no. We need to catch up with them and avoid the shedding of blood. Please, haste. Very well then. Let's be off. Ok, quindi devo avere per forza lei. Mi fa un po' ridere che... Cioè, Petrus che combatte per... La battaglia degli isolani lo vedo un po' strano, sinceramente. Facciamo che lo togliamo per adesso. Sì, no, ci sono troppe persone. Dai, Petrus, che mi giudica ovviamente per questo piccolo incidente che ho avuto con Vasco. Ok. Vai al campo di battaglia con Siora. Ok. Che dobbiamo fare? Picchiare tutti, probabilmente. Li picchiamo e li facciamo rinsavire. No, magari c'è invece un bel dialogo diplomatico, una cosa un po' alla Dragon Age. Io continuo a sperarci. Non, è ovvio che non è un gioco che ha la profondità conversativa di magari un gioco di ruolo cartaceo o comunque ciò che cerca di essere, per esempio, Dragon Age Origins, ma lo stesso Dragon Age Inquisition, eh. Ok. Sì, seguo l'insegnalino sulla mappa, non ti preoccupare. Puoi accedere alla mappa regione direttamente tenendo premuto. Questa è una cosa ottima. Molto comoda. Estremamente. Però non mi dà. Ah sì, vabbè, in un punto dove non sono mai andata. Quindi. Questi credo che siano i falò. Credo siano solo i falò. Non penso che siano. Oddio, no, in realtà sono troppi per essere falò. Va bene. D'accordo, no, dicevo comunque è un gioco che chiaramente non ha quelle ambizioni. Sì, vabbè, io ho guardato cosa vendono i mercanti, c'è da farsi venire la tristezza. Non ho più soldi, li ho finiti. Fatemi passare qua. Però fa il suo, io spero che ci siano magari delle... Guardala, guardala, guardala! Spero che ci siano delle interazioni simpatiche. L'ho uccisa? No, questa non è... No, è scappata la volpe. Non sono riuscito a uccidere la volpe. Però continua a Wait, dire you should go left here. It's a more difficult path, che. but it's much shorter. Look at the tracks. They chose to take the path on the right, it would seem. Before a battle, it makes sense that they wanted to avoid a path with more danger. If it is dangerous, let's not risk braving it when time is against us. We risk meeting a great many beasts. But if we follow the warriors, we risk catching up with them too late to sway them. Ok. Però dove devo scegliere? Aiuto. Io mi sono completamente... No, signora, allora. Ah, ok, qui. Ok, qui. E lei vuole andare a sinistra. A sinistra. La strada più difficile, ma siamo cazzuti. Non è un problema, giusto? Non vedo ossa, morti, va bene così. No, cioè, però le ambientazioni sono proprio... Come no? No, 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 ho sbagliato strada, scusami, io devo andare...
Sì, ma dammi un bivio concreto che io capisco. Mi ero persa un sacco. Io spero che questa sia la strada giusta. Vedo dei mostri, quindi dovrebbe essere la strada giusta. Dai, rompiamo. Vabbè, vi abbiamo rotto il culo, I cazzotti. Ok. Ok, ok. Vabbè. No. Il combattimento è un po' legnoso, ovviamente. Però, secondo me, fa la sua parte. Ok, quindi l'abbiamo salvata. Anche i filmati... vabbè. Guarda. Che filmati sono fichissimi. Vabbè. Che cosa brutta. Che finaccia. No, 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 no. Porca vacca. Complimenti, signorina, Complimenti, signorina. You are too late, Ciara. Mother has fallen and we are defeated. No, no, no. This is not fair. I am so sorry. Who is this man? He resembles one of us, but is dressed like a Renaigse. I am the ambassador of the Congregation of Merchants. I'm sorry for your loss. The Congregation? And what side are you on in this war? Those that massacre our people. Mi domando se ha solo i capelli molto sporchi oppure se ha dei rami proprio che escono fuori dai capelli, questa qui. Esel. Was this part of your plan? You know that these monsters are taking our own. Io credo di aver preso la strada più veloce poi, comunque. Ricorda del rituale della morte. Vabbè, proprio perché. Il fatto che in questi casi ti spezza tantissimo il roleplay, perché è ovvio che io convinco Esel ad abbandonare la vendetta. And I fought by your side. Please, please take the time to at least hear me out. There has already been enough death and you are wounded. This is not the time for vengeance. You may be right. Waiting for my vengeance will make it taste all the sweeter. I feel weak. Might I ask you to watch over our own Ciara? I must return to the village. Go on ahead. We will tend to the wounded. Won't we now? Uccidendoli tutti. We will do everything we can. Mi soffro per quel mantello, mannaggia. Or her body, if... if she is indeed dead. Look at this massacre. How? Bind her banner. It bears the symbol of our clan. Mi dispiace un sacco che lei... che lei sia vestita in questa maniera, mannaggia. Cioè, ovviamente spezza tantissimo. Vabbè, io rubo dei cadaveri. Cura tutti i sopravvissuti. No, dai, devo smetterla. Curiamolo, curiamolo. Levati. Cura. Okay. Curiamo la gente. Vai. By what name did you call this place again? Qui si svolse una battaglia epocale, fu una grande vittoria per i nostri clan, figo. A great victory for our clans. Strange indeed. These walls are completely foreign to the styles of your own dwellings. Does this name that you gave the ruins mean anything in particular? Yes. Cioè, in realtà c'è la trama. Nah. Pensavo che partisse il filmato così distante. Non l'ho vista la mamma, scusatemi. I beg of you, help me.
still you dare to breathe? How can you hope that I am here to save you? No, I... What have you done with my mother? Pity, I beg of you. Quel labiale è un po' scazzato. Siora. Siora, che cazzo stai facendo, Siora? Stop. Look at yourself. You're acting like a beast. A beast has far more majesty than these monsters who have traded their souls. They have taken her. Ma quindi non è morta. They took her. Then she must still be alive. They would not have bothered to carry away a corpse. She would have chosen death before capture. They must have wanted her alive. We must find her. Neanche il tempo di essere ambasciatore è già metti in mezzo dalle situazioni del cazzo. Dov'è la mia reputazione? Ah, io devo ancora curare i sopravvissuti, però. Aspettate un secondo qua. C'è la quest dei sopravvissuti. Se fallisce qua mi odiano tutti, robe. Ok, questo dovrebbe essere l'ultimo. Reputazione più 5. Fantastico. E a questo punto perlustra le rovine. Sì, perché infatti ci sono queste rovine strane che sono antiche e completamente diverse rispetto alla, alle strutture invece in cui vivono gli isolani, insomma, che sono un po' più rustici, essere gentili. Uccidere il tizio random sotto... guardalo! Uccidere il tizio random secondo me era un po' una cafonata, nel senso, cioè, perché... Poverino, cioè, quello stava combattendo. Ma è qua? Cosa c'è, la festa? C'è un festino di cui non era a conoscenza? Va bene, scusate, io stavo parlando un secondo, cioè manco il tempo, arrivano gli orsi giganti. Ok, perlustra le rovine. Mamma mia, quanti morti, come li stiamo calpestando con grande gioia. Allora, qui. Qui. Chissà se si sentono le urla del mio ragazzo che sta in live in questo momento. Penso di no, comunque. Non dovrebbe essere così sensibile il microfono, per fortuna. Qui non c'è un punto specifico, è un'area di ricerca. E qui? Look. There are some images on these walls. Let's get closer. Oh, salve Dragon Age. Rovinatissimi. This is the first time I've seen these drawings so closely. You've never come here. Ci stai così male vestita così, cavolo. Adesso le cambio il vestito. No, è che non pensavo che... Non ci ho pensato. All these colors are so beautiful. I never would have imagined that they could create something so delicate. Who are you talking about? Of those who built these lodgings. That my ancestors vanquished in a past war. Ma infatti. You know who they were? Cioè, sono una civiltà diversa. The legend of Dida Keed and the Daigil. I'm listening. It is said our people lived peacefully until the men appeared from the sea. Intent on making our lands. Ok, vabbè, same old story. They dug great caverns into the earth, ripped down our forests, destroying everything in their wake. They were evil. The warriors killed so many people. Oh, mamma mia. Their own people came to fear them. Here they built a terrible city that spewed out clouds of cinder and dirt. Our kings and queens were desperate. They went to the heart of our island, and the island heard them. From the woods appeared the first guardian. Oh, mamma mia. Eh sì, ne abbiamo giù. Mentre c'è lì Vasco inquietantissimo. Che ci osserva. It was a guardian of wrath.
And the city could not resist him. Quindi abbiamo, quelli sono i guardiani, ok? Answers our call for magic. And in exchange, we become all Manawi, in keeping with the pacts our kings and queens okay. Once made. Quale promessa però? It's a very sad and terrible legend. I wonder who these people from the sea could have been. People from the continent, no doubt. Our Malachor might well be the cursed result. Sì, è un po' un salto nel vuoto, però, come affermazione. I must report all we've learned to Constantine. Allora, prima di proseguire, cambiamo l'equipaggiamento alla nostra ragazza perché è inguardabile, scusatemi. Vi chiedo profondamente scusa. Allora. Dai. Ok. Già meglio. Già meglio. Però non si era per ritrovare, no, giusto, le missioni. Parla con Constantine degli indizi sulla malicora delle due nazioni. Ah, quindi dovrei tornare a parlargli. Però qui abbiamo... vabbè. E vabbè, le ricerche... qua ancora è bloccata, però abbiamo la missione di Siora. Che io direi assolutamente di fare. Cioè, proprio a mani bassissime. Però qui che faccio? Cioè, ci sono delle rovine enormi, fichissime. E non posso... che la sapevo che c'era qualcosa. Cacca, qui vigore livello 3 e niente, resterà ok. A questo punto vedo un attimo che cosa mi chiede la missione esattamente da fare. Penso di dover tornare al villaggio per parlare con la sorella e poi la sorella mi dirà andiamo la mamma vendetta. Mi sembra anche corretto, cioè anche da livello da... cioè come ambasciatore, no? Ha comunque senso la scelta di dare una mano. Giusto, le devo parlare. Ok. Sei molto meglio vestita così. Va bene. Io continuo a pensare che questo gioco, questa idea, questo concept fatto con un budget importante avrebbe portato fuori qualcosa di molto, 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 molto interessante. Non che così non lo sia, però c'è una barriera all'entrata, per dire, in quel filmato c'era quella scena. Quella scena. E voi? Ladro, ma ladro di che? Barboni, poveri. Poveri usciti da Bloodborne. Poveracci. Mamma mia. Ok, no, dicevo, cioè comunque per dire in quella scena fica, che comunque proprio a livello di regia è figo. Però tipo il labiale se n'è andato a fangul. E questo fa tanto a livello di immedesimazione. Per carità, si può fare a meno. La fantasia ti permette meraviglie, però... Comunque sono tutti animali molto cresciuti. Questi sono lupi orsi. Gli orsi sono orsi lupi giganti. Sono tutti asciutissimi in quest'isola. Che poi in realtà ha anche in parte senso, perché ti fa capire magari che appunto è un'isola molto con tanta energia e che quindi magari è proprio la natura, come le piante crescono rigogliose, anche gli animali. Insomma, stanno tutti bene qui, ecco. In realtà è realistico che era veramente a due passi questo avamposto, giustamente non possono averla trascinata chissà dove. Halt! Who goes there? The Sade. I'm the legate of the merchant congregation. Oh, well, you can come in, no. Your Excellency. But this savage, on the other hand... Am I the one you call a savage, Renaigse? This young lady is the princess of her people and she is with me. As such... I would appreciate if you let us through. Very well, Your Excellency. Please go and find the captain. I'd feel better knowing that he gave you his indulgence. Io me ne lavo le mani, giustamente. Ok, ci sono anche queste quest appese, questi contratti
che però ancora non ho attivato mai, per cui non ho fatto nulla. Effettivamente mi ero completamente dimenticata che c'erano. Allora, signor ufficiale dell'avamposto, Well, who are you? stai Desargon, calmo. Legate of the Merchant Congregation. Why are you at war against the natives? Because they reject our presence. They've been attacking us for months. Quindi vi uccidete These a vicenda. savages, they stubbornly refuse civilization, and our men pay the price. We can't let them slaughter us without reacting. Since you arrived here, you have destroyed the forest and ripped open the earth. And people disappear in our villages. The Questa Onolmenau cosa first. puzza. We are only defending ourselves. And we are the savages. Since we've defeated you, you can believe what you like. Anything else? Allow me to introduce Siora, the daughter of Queen Bladnid, whom you faced on the battlefield. We understand that you brought her mother here, and I would like to negotiate her liberation. A Sì, però liberation? Desardet si That'll mette. prove difficult. She's dead. No! You let her die! Siora, stai You ferma con made la me even manina, non finish prendere her off like an spade. agonizing animal! We didn't need to. When we collected her up from the battlefield, she was severely wounded. She died on the way to the camp. I want to see her body, Honolmanawi. Please. I must see her. Can we see her, Captain? If you're the one who's asking, Your Excellency, it should be possible. You're in luck. We were thinking about getting rid of it, but we received the order to keep her body. It's still at the infirmary. Ask the doctor. He'll show Però, it to you. continuo a dire, c'è una Thank cosa che non mi convince. you, Captain. Cioè, il protagonista Siora, I'm terribly comunque. sorry. Let's go see her now. I need to. Il I'm fatto è sorry for your che, loss, Siora. vabbè, prima The rubo le infirmary must be the cose. building on the right, near the E, camp cioè, noi entrance. Let's go. siamo ambasciatori, ok, ma stiamo agendo. Vabbè, ma complimenti, eh. Cioè, comunque stiamo agendo di tutta l'iniziativa in queste cose, portandoci in giro la signorina. Perché questo mi sembra. Io, allora, è anche vero che c'è il nostro fratello, per così dire, fra virgolette, insomma, cugino, si fa i cazzacci suoi. Quindi ci sta che pigliamo l'iniziativa, però. Non lo so, non lo Who are so. you? Are you looking for a doctor? I am the legate of the congregation, and this is Siora, the daughter of the queen whose remains you're keeping. I would like to see her. I need to see her. Please. My condolences, madam. The body of your mother is back there in the room on the left. Che patato. Ok. Matteo. I should give you some privacy while you're mourning. We won't be far. Andevorster tu, Matir. Adesso la resuscita. Mensida denon mil frichtman. I must take her with me on Olmanawi. We must perform the rituals. The captain said that he was instructed to keep her body. It will not be easy to convince him to disobey. I do not care about the captain's orders. Mentre il medico ci guarda, capendo di trovarsi in una situazione di merda. She must be given back to the earth. So, let's go back to see him and try to make him change his mind. You can try, but with all due respect, I doubt that you will succeed. He will not want to draw attention to himself by disobeying this order. What do you mean? I believe he is a traitor, and that he made a deal with Telemi. Those are some serious accusations, even for a member of the guard. Why would you believe such a thing? I overheard a conversation that got me thinking, and I Il also dottore è saw certain cazzutissimo. documents. We could use them to pressure him. Did you take them? No, that would be too risky. I do not want to get into trouble. But I suppose they would still be amongst his other Il belongings. dottore. Will they let us rummage through this place without protesting? Most of the guards returned to Hikmet after the battle was over. If you are discreet, you should be able to enter the officer's building. Thank you for your help, Doctor. Shouldn't you ask the captain first? Maybe he'll change his mind. You're right.
Beh, sì, la logica, stiamo cercando di ruolare un personaggio civile comunque. Lui è tipo l'opposto del mio Hawk di Dragon Age 2. Completamente l'opposto. Sto cercando di fare la persona civile, per cui sì, ok, cerchiamo di convincerlo. Your Excellency, what do you want? Con che scazzo me l'ha detto? We would like to retrieve the remains of the Queen. Bring her back to her people and her family. That will not be possible, Your Excellency. As I told you, the governor specifically asked us to keep her. He wants to deliver to one of his scholars who wanted to study her. Dai. You have lost a lot of men in this battle. How would you feel if someone prevented you from giving them a proper burial? 75%. If you knew that their corpses were going to be given to some scholars to be dissected, wouldn't you want to have them back? You have a way with words, Your Excellency. Yes, I would like to give them a proper posto, grande. Take her with you. I'll find an excuse to give the governor's men when they come. Un santo? Sono tutti santi. We managed to convince him in the end. We'll be able to bring the body of your mother back to your village. Then let's go. I am eager to reunite with Iseld. Ogni volta sta luce accecante. Ma quindi non devo prendere il corpo adesso? Nel senso, non me lo metto nell'inventario? No. Devo andare a parlare direttamente con la sorellina. Vabbè. Cioè, io ripeto, sto gioco ha delle idee fantastiche. Sì. Ritorniamo direttamente. Cioè, fantastico, fantastico. Quanto mi risparmi di camminata inutile. Beh, inutile non è, però è proprio una lungaggine. Poi mi dà comunque la scelta, quindi siamo tutti contenti. Mamma mia, che buio però, raga, eh. Iseld. Our mother. I know, Siora. And divorced Tirse. Some men delivered her remains here. Ah, cioè, ci hanno superato, vabbè. It was thanks to you. Adesso and abbiamo la reputazione a 2000, dai. We will be able to pay homage to our mother. Why are there mind shakers here, Iseld? I meant squassamenti. They came saying that our mother had made an agreement with Teleme. But Mater did not tell me about it. She didn't say anything to me either. I do not like this, Iseld. These people want to drive us away from the land. I know. But we need help after the defeat. And they say that she made a promise set in stone. The spirits of the people of our village would have to go to the light, and in exchange they'd help us against the lions. This is impossible. Mater would never have done such a thing. They are lying, I'm certain of it. They may be. But if there really is a promise set in stone, we cannot. Però devi capire se è realmente una promessa set in stone. Mother, according to their rituals, we must verify it. I will not stand there while these mindshakers take our village. Mindshakers. Quindi signore Mindshakers. Vabbè. Siora, Asir. Always with your new friends. Bertir to Madiseld. I'm happy to see you. What do you want? Could you tell me about Siora? Davanti a lei, perché non è per niente inquietante. Esatto! Bellissima questa cosa. That's a strange friend you have there. Perhaps I wanted to hear how you'd reply. Perhaps, but I don't like this. Did you want anything else? Bellissimo, non possiamo parlare di lei quando abbiamo nel party. Fantastico. Siora, dimmi qualcosa. Karanz, do you need something? I'm sorry about what happened to your mother. How are you feeling? Unwell. I am angry, and I feel an immense void within me. I blame myself for not having been on this battlefield with her. Dire a un dove sentirsi in colpa che la capisci di aver dovuto dire addio a tua madre. Addio. Io farei leva sul potere familiare. I understand. My mother had the Malachor. And yet I had to leave her behind as she was at death's door.
I can't help thinking that I should have stayed by her side, just like you. And you could not have done anything to save her either. Ecco, ha funzionato, lo sapevo, vai. Thank you, Onol Manawi. Your words alleviate my sorrow. Anything else? Se ha degli amici possono sostenerla. A friend perhaps, whom you can talk to in this trying time. I usually confide in my sister, but she's suffering too. And I think she resents me for not having been there when our mother needed me. Ovviamente se io non avessi fatto la romance avrei potuto fare qua, ovviamente fare leva sul lutto e iniziare a lavorarmela ai fianchi. Però credo che questo gioco non ti permetta di avere più di una relazione. E alla fine, vabbè, alcuni commenti mi hanno detto sì, ma perché hai accettato di avere la relazione subito, visto che comunque non sapevi. Io partivo dal presupposto che non avrei voluto, semplicemente è successo pure per caso, era troppo divertente. Poi Vasco ha iniziato a dire le poesie, io mi sono confusa, cioè alla fine è stata carina come cosa. Non era assolutamente prevista, cioè l'avete visto il video, io avevo completamente frainteso la frase. Vabbè, sei a disposizione. Una spada su cui piangere, quello che vuoi. Onol Manawi, you are a good person. And I'm glad that you are my friend. Anything else? Potevi anche approvare un poco? He was the Donegad. Ah, ora ne parla. He died many cycles ago, but this memory is. Ah no, no, è lo stesso dialogo. He was killed as he. Ah no, però aggiunge cose. No, aggiunge cose. My mother never really recovered from it. This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? Ok, evidentemente quel dialogo non si è esaurito e poi continuerà man mano. Vabbè, comunque si ora ha provato, per cui ok, probabilmente quella linea di dialogo della romance è sterile, diciamo, tra virgolette adesso, quindi non ti dà comunque più reputazione. Va bene, a questo punto io direi di parlare a Constantine. Parliamo a Constantine e poi ci salutiamo. Vediamo un po' che cosa. Mamma mia, Petrus, che ansia però. Fai tanta ansia, eh. Ora vediamo un po', Constantini. Vai, vado lì. Uè, Cucì, sai che ho livellato un sacco. Dovresti farti anche tu una capatina in giro ogni tanto. Cousin, you have returned to me. Oh. Your absence was sorely felt. We don't appear to be in top form. A house intrigue's keeping you from finding proper sleep. No, nothing to bring me nightmares as of yet. I'm blaming it on the change of diet. Now, tell me what adventures you've been up to. If you only knew how bored I grow behind these walls. Certo, lui non può andare a spasso. I would like, if you would allow me the honor, to introduce Bishop Petrus, emissary of Telemachus. Che non è nel party con me, però mi ha seguito saggiamente. Enchanted to meet you, my father. I've come here to present respects from Teleme and best wishes from the Mentre abbiamo malo sguardo. But before speaking further, I would like to discuss matters with my cousin if you would be so kind. I suoi genitori, degli incontri con i governatori, dell'esito della battaglia. I suoi genitori? Quali genitori? Any news of your parents? No. Ah, ok. The time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But I don't miss them. My father's next letter will certainly be full of his usual disdain. As for my mother, you know her. She's probably too busy planning her next assassination to have noticed my absence. Poveri, no. Cosa? Any news of your parents? Sì, ok. My Any news of your parents? Vabbè, ok, c'è qualcosa di strano qua. We were not able, alas, to stop the clash between the forces of the Alliance and Siora's clan. We arrived at the village and the battlefield too late. The queen fell. I'm extremely sorry for your loss, princess. Thank you. My sister survived, fortunately, and we are recovering from this tragedy together. But our clan was extremely weakened by this battle and by recent events. We shall keep a close eye on the Bridge Alliance and their undertakings. Rest assured,
You should know that the battle took place in the middle of ancient ruins. Okay, hi. The ruins were quite strange. We discovered a fresco that I'm certain was crafted by continental hands. Really? And how ancient are these ruins? Mi stupisce che Costantino sia effettivamente interessato all'argomento. They date much farther back than their arrival would explain. My mother and my grandmother have always known them. Siora told me of a legend that spoke of them, about a people from the sea that were vanquished there. Do you think it was the Nauts? It is not our custom to found a landlocked settlement. We have our islands and it is enough for us. If they are ancient, che figo questo scambio di battute. Older customs. This story is troubling, but it reminds me of something that I once read in the reports of Lady Morange. You should go and find her. Perhaps she could tell us more about them. Very well. Anything else? Incontri con i governatori. Tell me then. Was your journey adventurous? Come si fomenta? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards, and glean some information. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be a result of a curse. A curse cast by a demon, an evil creature. Petrus, ti prego. Island natives. If you would allow me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats, and but I should let you finish. Sì, grazie. They have started their investigations in a village where strange events have been taking place, but they're unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets. And Teleme hopes that we might help them learn more about the cult. Adesso dice, vai, 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 vai. Extremely interesting. Vai. Adesso dice, vai, vai. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock sì. and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Teleme and their inquisitors... We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since Vai tu, adesso scusami, mi chiedo solamente io, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you. If you would allow me, your highness, I would be honored to assist your cousin on his investigation. Chiaramente la voce da cattivo Petrus comunque. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Nasty village. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my son. Thank you. Have no fear, Constantine. Che figo. I will take care of all matters at hand. Anything else? Congressione mercanti reputazione. No. Are you liking your new role as a governor? How does it feel? Honestly? Once the thrill of the first few days is over, it's boring. I receive delegations from everywhere. They arrive with their arms full of presents to make me sign some agreements. Most of them take me for a fool, who will be easily convinced by some silver trinket. I would love to simply brush them all off and work on some real projects. I have so many ideas to make this city... This island truly amazing. Che figo. Beh, l'ultima cosa, ciò che ci siamo. Oh, they bow and scrape and they regularly assure me of their unwavering friendship so that they can better try to convince me to embrace their point of view and only theirs. Costantino non è stupido, questa cosa mi piace un sacco. Cioè, è scoppiato, ma non mi sembra stupido. They're a bunch of old foxes, but they take me for a young brainless rabbit. The only thing they really want is to increase their influence on this island with our help. Fantastico. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Fichissimo. Veramente era dai tempi di Dragon Age che non avevo un gioco non
pesante, tra virgolette, come può essere appunto un Pillars of Eternity, ok? Cioè comunque un gioco action, non strategico, non Divinity Original Sin, per intenderci. C'è una cosa mainstream, era da tantissimo tempo che non provavo questa sensazione. E ho tantissimo le Dragon Age vibes. Cioè, va veramente. Che figo. Sono stracontenta. E a questo punto, vabbè, sono tutte e due quest principali, mentre, ok, si è sbloccata la missione secondaria di Kurt. Questa la farò off screen. Magari farò solo le ultime missioni dei personaggi, a quanto pare sono tre. Farò solo l'ultima missione di ciascuno visibile, o la prima, vabbè, nel caso della nostra amica, però in linea di massima era molto legata alla trama quella. E nulla, io sono curiosa veramente di sapere la vostra. Ovviamente adesso la serie viene seguita molto meno rispetto che all'inizio, però io lo continuo, cioè io lo continuo perché mi ha veramente preso, non me l'aspettavo, mi ha colpito tantissimo. Quindi vorrei veramente sapere la vostra opinione. Come sempre vi ricordo che se siete interessati a acquisti a tema nerd, geek, pop culture, chi più ne ha più ne metta, sia di prodotti della realtà occidentale che quello orientale, mentre la gente qua cos'è, si siede punita da questo lato, no? No, effettivamente non ci sono sedie. Comunque c'è il sito pamplin.com dove potete trovare delle grafiche che vengono votate di volta in volta, le migliori vengono messe appunto in vendita, e con le quali potete fare realizzare delle t-shirt, calze, zaini, magliette appunto di vario tipo, anche maniche lunghe per esempio, cover per cellulari, poster, chi più ne ha più ne metta. E se trovate qualcosa che vi interessa, al momento il competente dell'ordine, potete inserire il codice Fenrir, scritto PH, come il mio nickname e il nome del mio canale, per ottenere un 15% di sconto, che è sempre una cosa carina. Detto questo, salutiamo il nostro Vasco Vascuccio, Vascuttino, la nostra nuova amica Siora, che però adesso dovremo lasciare per fare le quest secondarie, anche se penso che mi levo Vasco adesso. Mi sembra poco attivo in queste quest lui. E nulla. Io attendo la vostra e ci ho detto io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!